Quindi io posso dire il lavoro che abbiamo fatto noi, posso dire che sono fiera del fatto che ho letto un'intercettazione in cui Buzzi dice che uno dei pochissimi che non si riesce a comprare è quello che oggi è il nostro capogruppo di Fratelli d'Italia. Sono fiera del fatto che dove c'è stata gente che rispondeva anche ad assessorati gestiti da persone che oggi sono in Fratelli d'Italia, si è detto basta all'affidamento diretto alle cooperative, sempre le stesse cooperative, tanto che queste cooperative accompagnate dalla sinistra sono andate a manifestare contro questi nostri referenti. Sono fiera del fatto che sia stata una consigliera oggi di Fratelli d'Italia ad aver votato contro al regalo letterale di alcuni stabili alle cooperative di Buzzi in commissione patrimonio ancora prima che ci fosse l'inchiesta, mentre quelli del 5 Stelle come votavano? A favore. Perché poi queste sentinelle della legalità, e non è che sono state così sentinelle, dice la candidata del 5 Stelle, mafia capitale ha proliferato quando noi non c'eravamo. No, belli, perché nei primi mesi dell'amministrazione Marino gli affidamenti diretti alle cooperative di Buzzi sono aumentati quasi dell'80% e non ci risulta che qualcuno del Movimento 5 Stelle abbia detto niente su questo. Se ne è accorta la Procura della Repubblica, quindi le sentinelle della legalità non sono state così sentinelle anche lì.